Un cordiale saluto dal Giro del Casentino, è questa la 106esima edizione, siamo a Corsalone nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. È la seconda gara più antica per dilettanti che si corre in Italia dopo il circuito della Bolghera a Trento che conta 113 anni e appunto, lo abbiamo detto, il Giro del Casentino è a quota 106. L'organizzazione è dell'Unione Ciclistica Aretina con il presidente Roberto Severi, Paolo Abetoni, Casanuova ed i loro collaboratori. Importantissimo come sempre l'apporto del comune di Chiusi della Verna con il sindaco di questa località, Giampaolo Tellini, che darà il via ufficiale alla manifestazione. Una gara nazionale che ha avuto anche quest'anno un grandissimo successo, 191 gli iscritti, 177 in rappresentanza di 33 formazioni, coloro che prenderanno il via per una corsa che è lunga 166 chilometri. È più facile rispetto alle ultime edizioni, quindi meno severa di quella dell'anno scorso, non c'è la salita molto lunga che portava verso Chiusi della Verna, ma ci sono da superare diverse asperità, per due volte la salita di Sarna, poi c'è anche lo strappo di Stoppe d'Arca e la corsa tra l'altro transiterà anche dal centro di Arezzo e proprio di fronte al Duomo. Una gara che si avvale del patrocinio anche della regione toscana, della provincia di Arezzo, oltre che di importanti sponsor che anche quest'anno volentieri hanno offerto il proprio contributo a questo 106esimo giro del Casentino, questa manifestazione che tra l'altro è valevole anche come decimo Memorial Tancredi Imparati, Memorial Roberto Cerini, Sergio Borgogni e Secoli Imparati. Tra l'altro e Secolo Imparati. Tra l'altro questa manifestazione vanta davvero un albo d'oro come pochissime altre gare in Italia, perché nel 1934 vinse Gino Bartali, nel 39 Fausto Coppi, nel 53 e Gastone Nencini, quindi 70 anni fa la vittoria del campione mugellano, ed è presente tra l'altro Elisabetta Nencini, la figlia di Gastone Nencini, che vedete in questa immagine assieme a Massimo Bacherini, che è il presidente della società ciclistica Gastone Nencini. Questo è il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, accanto a lui proprio Elisabetta Nencini. Tutto è pronto per il via e si abbassa in questo momento la bandierina del via ufficiale per i 177 atleti. Direzione di corsa affidata a Fabrizio Carnasciari ed Enzo Amantini, la scorta tecnica del gruppo staffette è di Arezzo, ma al seguito ben 6 moto della polizia stradale più l'auto, 4 moto dei vigili e un grande servizio lungo tutto il percorso è garantito dalla presenza di tantissimi addetti ai lavori. Insomma, una grande organizzazione quella che offre l'Unione Ciclistica Aretina 1907 per questa corsa, una corsa lunga una vita, anzi di più, perché come abbiamo detto sono 106 anni che si svolge questa competizione. L'anno scorso vinse Sergio Meris con la maglia del team Colpac e Ballan, vedremo quest'anno chi si aggiudicherà la corsa che ha preso il via da Corsalone e si concluderà sempre in questa località nel comune di Chiusi e della Verna nel viale Europa. Da ricordare anche un altro aspetto, lo ha sottolineato il sindaco Giampaolo Tellini prima del via, l'anno prossimo questa manifestazione potrebbe concludersi davanti al santuario della Verna in onore degli 800 anni delle stimmate, vedremo se sarà così. Direzione di corsa l'abbiamo ricordata, la moto in formazione quella di Adriano Vini con Piero Germelli del team Radio Corsa Toscana, insomma un grande evento onorato in tutto e per tutto.
con le immagini, e siamo ora al chilometro 25 di gara, quindi anche alle prime difficoltà. Questa infatti è la salita di Sarna, che viene affrontata per la prima volta, ed al comando della gara abbiamo 6 atleti. Numero 1 è Meris, il vincitore della passata edizione del Giro del Casentino, con il 126 Garibbo, il 160 Parravano, il 73 Petrelli, il 44 Guerra, il 31 Fraccaro. Una decina di secondi, non di più, il vantaggio per i 6 atleti al comando della gara, con Parravano che ha sprintato nei confronti di Meris al Gran Premio della Montagna di Sarno. Ricordiamo che Parravano è della Aran Cucine, Garibbo della Gragnano Sporting Club, la Seggiola, poi Petrelli, che è il numero 73, è del team Tecnipis in Emilia Romagna, Guerra numero 44 invece della Zalfe Oromobile Desire Fior, con il 31 invece Fraccaro della SIAS Rime. Questa dunque è la situazione per quanto riguarda il primo passaggio sulla salita di Sarna. Ora gli atleti percorreranno un circuito che li porterà poi nuovamente a ripetere questa prima asperità prima di inoltrarsi verso Arezzo. In questo giro del Casentino numero 106, per quanto riguarda i vari addetti, ricordiamo anche Liliano Casanova, e poi Simone Franci, Roberto Severi, Paolo Avetoni, Alessandro Bosi, Fabrizio Scatizzi, Maurizio Benvenuti, ed anche i collaboratori Bidini, Izzo Grazzi, Paggetti, Brigidi e Scanzi, tutti quanti impegnati, mentre il presidente della società è Liliano Casanova, il vicepresidente invece è Roberto Severi. Dopo la fuga del sestetto, Meris, Garibbo, Parravano, Petrelli, Guerra e Fraccaro, che sono stati ripresi, attorno al chilometro 37 di gara, la fuga di questi due atleti, l'ucraino Kirilo Teskarenko, corridore della Opla Petroli Firenze Don Camillo, che sta facendo l'andatura, contrassegnato con il numero 135, mentre con il 94 abbiamo Di Felice, che è della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Siamo attorno al chilometro 55, si affronta nuovamente la salita verso Sarna, con questi due atleti già protagonisti in questa stagione, perché Teskarenko ha vinto 2 gare, una vittoria invece per Di Felice. Hanno un vantaggio già di 1 minuto e 5 nei confronti di un terzetto formato da Iacomoni, Zamperini e Innocenti, mentre il gruppo è segnalato a 2 minuti. Una edizione dunque del Giro del Casentino, la numero 106, che si è fatta interessante fin dai primissimi chilometri, con una fuga prima di 24 corridori, poi quella del sestetto che abbiamo ricordato e documentato dalle immagini, ora questo tandem che è uscito dal gruppo ed ha guadagnato in breve un vantaggio di quasi 2 minuti sul gruppo, dal quale sono usciti all'inseguimento del tandem al comando Iacomoni, Zamperini e Innocenti. Vediamo Teskarenko a condurre dopo questo secondo passaggio dalla salita di Sarna. La corsa raggiungerà la zona di Rassina, Subbiano, Ponti alla Chiassa, per andare a transitare dal centro di Arezzo, affrontare lo strappo di Stoppe d'Arca e quindi tornare verso il traguardo di Corsalone, il traguardo del Viale Europa, dove la corsa si concluderà. A fare l'andatura sempre Teskarenko, numerosi sono gli sportivi presenti, hanno approfittato di una giornata molto calda per compiere una gita domenicale in zone davvero splendide come quelle del Casentino, e questo
questo è il terzetto, trascinato dal toscano di Carmignano Andrea Innocenti della Tecnipas in Emilia Romagna, una delle formazioni più brillanti nelle ultime competizioni. Sulla sua ruota il giovane Zamperini, già vincitore di due gare in questa stagione. In terza posizione abbiamo Iacomoni, terzo invece l'anno scorso sul traguardo di questo Giro del Casentino. Tra l'altro una curiosità, Zamperini, eccolo qua inquadrato, un giovane classe 2003, è il vincitore quest'anno del circuito della Bolgera a Trento, che come abbiamo detto in sede di presentazione è la gara più antica per dilettanti in Italia, conta 113 edizioni e appunto si impose qualche settimana fa. Zamperini oggi in questo momento protagonista anche in questo Giro del Casentino, che invece è la seconda gara più anziana che si svolge per dilettanti in Italia. Abbiamo visto il cartello che ci segnala Croce di Sarna, questo dunque è il passaggio che avviene dopo circa una sessantina di chilometri, con l'attacco a due, l'inseguimento del terzetto, inseguimento del terzetto che ha avuto buon successo, perché ora siamo giunti attorno all'ottantesimo chilometro, quindi praticamente a metà corsa, ed al comando troviamo 5 atleti. Infatti sull'ucraino Texarenko numero 135 della Opla Petroli Firenze Don Camillo, su Di Felice numero 94 della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, sono rientrati il 75 Andrea Innocenti della formazione in Emilia Romagna, il 47 Edoardo Zamperini della Zalf Euromobil Desiree Fior e poi il numero 34 Federico Iacomoni della SIAS Rime. Questi 5 atleti che hanno un vantaggio di circa un minuto nei confronti del gruppo, un quintetto comunque che in perfetto accordo sta scrivendo questa storia del Giro del Casentino attorno a metà corsa, ma la strada è ancora lunga prima di giungere a Corsalone. Dopo questo impegno a carattere nazionale i dilettanti saranno il 22 di agosto a Gambassi Terme, poi sabato 26 nel trofeo comune e polisportiva Tripetetolo di Lastrassigna, trofeo gruppo E, in programma appunto sabato 26 agosto, domenica 27 agosto appuntamento a Corsanico con un'altra gara nazionale. Per gli juniores domenica la prima coppa città di Castelfiorentino, trofeo sportivi Circolo Il Bastione, infatti gli sportivi che frequentano questo locale hanno organizzato questa manifestazione, l'hanno messa in cantiere. Domenica appunto andremo a seguire da vicino questa gara, 135 già gli juniores iscritti, tra gli organizzatori anche Marco Bettiol, il padre del professionista Alberto, grande protagonista nel recente mondiale in Scozia. Per gli allievi è prevista invece una gara domenica prossima a Castelguidi, per gli esordienti a Impruneta e a Montecatini Terme. Questo è un po' il programma delle prossime gare in Toscana. Questo è il gruppo di circa una trentina di atleti che viaggia a meno di un minuto 50 secondi, viene confermato da Piero Germelli e Adriano Vini, due addetti al servizio informazione, rispetto ai 5 che stanno comandando la gara, mentre ora la corsa si appresta a transitare da Arezzo. Ed eccola l'immagine infatti che ci porta nel centro della città, con una situazione che vede sempre protagonisti i 5 atleti che entrano in questo momento nel centro storico di Arezzo, il passaggio anche di fronte al Duomo. Al comando dunque abbiamo Tessarenko, Di Felice, Iacomoni, Zamperini e Innocenti. Il loro vantaggio è cresciuto in misura notevole, perché ora
ha superato i 3 minuti nei confronti del gruppo, quindi una fuga iniziata da Texarenko e da Di Felice, poi il rientro di Iacomoni, di Zamperini e di Innocenti, che sta segnando un'impronta marcata in questo Giro del Casentino organizzato dall'Unione Ciclistica Aretina 1907, questa prestigiosa competizione. Il presidente del collegio di giuria è Federica Occhini per questa manifestazione, poi naturalmente ricordiamo anche Francesca Mannori, che è componente, gli altri addetti ai lavori, con Mariangela Sasso che è il giudice di arrivo di questa gara. Intanto è Zamperini che sta facendo l'andatura in coppia con Texarenko, e poi il terzetto Innocenti, Di Felice e Iacomoni che chiude, mentre siamo appunto al passaggio per le vie del centro di Arezzo. I chilometri percorsi a questo punto sono praticamente circa 103, ne mancano ancora una sessantina alla conclusione. Si tornerà verso il Casentino dopo aver superato lo strappo di Stoppe d'Arca, transitando da Subiano Rassina, quindi il passaggio dal traguardo a Corsalone, quando mancheranno una quindicina di chilometri, poco più alla conclusione, per un giro finale. A seguire in questo momento, con le immagini e quello che sta avvenendo alle spalle, 3 minuti e 10 secondi in ritardo per un gruppo ridotto ad una quarantina di unità che cerca di organizzare in qualche modo l'inseguimento ai 5 atleti al comando della gara e protagonisti fino a questo momento della gara, ad iniziare da Texarenko e da Di Felice, che sono stati coloro che hanno promosso il tentativo. Una panoramica su quelli che in pratica sono rimasti in gara, un gruppo che si è infoltito ulteriormente, infatti vengono segnalati 64 atleti che fanno parte del gruppo alle spalle appunto del quintetto al comando, che torniamo a vedere da vicino in questo momento, con Zamperini numero 47 a fare l'andatura. Due le vittorie, perché oltre al circuito della Bolgher ha vinto a Vittorio Veneto in questa stagione, poi Iacomoni della Sias Rime, sono loro due in questo frangente ad alternarsi al comando del quintetto. Ora vediamo anche il toscano Andrea Innocenti della Technipis in Emilia Romagna, poi Di Felice con la maglia della Maltinti Lampadari Banca Cambiano e infine vediamo anche l'ucraino Texarenko. L'informazione intanto ci comunica che alle spalle dei 5 che state vedendo in queste immagini, quando siamo al chilometro 120 di gara, quindi mancano ancora 46 chilometri alla conclusione, ci sono due atleti con un ritardo di un minuto. Sono l'inglese Granger, atleta del MGK Visse Colors for Price, e Garibbo, il campione toscano Elite della Gragnano Sporting Club La Seggiola. Sono usciti dal gruppo che aveva recuperato circa un minuto e che viaggiava con 2 minuti rispetto ai 5, ed ora sono impegnati Garibbo e l'inglese Granger all'inseguimento dei 5 che sono trascinati da Iacomoni. Abbiamo detto chilometri di gara 120 fino a questo momento percorsi, siamo praticamente tra Ponti alla Chiassa e Subiano, ed ecco infatti la coppia che avevamo segnalato, grazie ancora a Piero Germelli e Adriano Dini che ci hanno puntualmente informati. E allora la nostra motoripresa è a fianco dell'atleta della MGK Visse
Colors for Pris, Granger e da parte di Garibbo, Niccolò Garibbo, l'atleta ligure, grande protagonista in questa stagione, campione toscano elite, titolo vinto nel Memorial Maurizio Brescia a Galciana di Prato, a fare l'andatura. Stanno recuperando i due nei confronti del quintetto, infatti ora è al di sotto del minuto primo, 50 secondi in ritardo, molto decisi sia l'inglese che il corridore ligure della formazione del presidente Carlo Palandri, guidata da Alberto Conti e da Marcello Massini, che sono lanciati all'inseguimento, mentre è più indietro, ecco quello che sta succedendo, il gruppo che è forte di una quarantina di atleti, sia un po' sfoltito rispetto a quello che avevamo visto al passaggio da Arezzo, e che viaggia con un ritardo di 2 minuti e 20 secondi. E sono i compagni di squadra di Andrea Innocenti in questo momento nelle prime posizioni, ma ci sono anche gli atleti della Q36.5 Continental, vediamo infatti con il 115, si tratta di Sandri, Edoardo Sandri della formazione Continental Cycling Team Q36.5 che stanno facendo l'andatura, mentre siamo tornati nuovamente sulla testa della corsa in avvicinamento a Corsalone, al passaggio a meno di 20 km dal traguardo, nel momento in cui Niccolò Garibbo, numero 126 della Gragnano Sporting Club, la seggiola, e Granger, Beniamin Granger della MGK Viss Colors for Pris, vanno a raggiungere i 5 di testa e quindi ora in 7 al comando. Una fuga quindi che si può garantire maggiore sicurezza con l'arrivo di Garibbo e di Granger, che sono stati autori di uno splendido inseguimento perché hanno recuperato un paio di minuti al quintetto ed ora possono naturalmente puntare a giocarsi il successo in questo giro del Casentino in caso di arrivo a Corsalone dei Sette, che hanno, quando siamo a poco più di 20 km dalla conclusione, un vantaggio praticamente di 2 minuti e 20 nei confronti del gruppo, ed è un vantaggio notevole anche perché poi sono rappresentate varie formazioni in questo sette bello al comando, la formazione della Opla Petroli Firenze Don Camillo, della Zalf Euromobil, della SIAS Rime, della Tecnipes in Emilia Romagna, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, la Gragnano Sporting Club e la formazione dell'MGK Viss. Quindi praticamente 7 atleti di 7 società diverse delle 33, per un totale di 177 atleti che hanno preso il via in questo Giro del Casentino numero 106, mentre ecco qua in questo momento il passaggio ormai nella zona praticamente dove poi la corsa si concluderà con i 7 atleti che vanno infatti a transitare al cartello dei 20 km alla conclusione con un vantaggio ancora buonissimo, oltre 2 minuti nei confronti dei rimasti in gara meno di 50 corridori. Vediamo l'ingresso in pratica sul rettilineo del Viale Europa, 200 metri al passaggio da Corsalone, che è al chilometro 145, quindi 20 km alla conclusione, suono della campana ed in questo momento il passaggio dalla zona di arrivo dei 7 atleti al comando: Teccarenco, Di Felice, Iacomoni, Zamperini, Innocenti, Granger e Garibbo. Li abbiamo visti anche nelle immagini dalla seconda telecamera e ora andiamo naturalmente a seguirli in questi 20 km finali
prima di tornare nuovamente nel viale Europa. Ci sarà da superare una breve salita nella zona di Soci, dopo Corsadone il passaggio da Bibbiena, quindi Soci e poi Poppi e l'arrivo a Corsalone, località davvero belle, suggestive, in un giro del Casentino che ha riscosso anche quest'anno un grande successo, una gara nazionale ricca di fascino, di storia come pochissime altre in Italia, la seconda abbiamo detto come anzianità, ma una gara che vanta davvero tanti vincitori illustri. Vogliamo ricordare, oltre a quelli citati, Bartali, Coppi, Nencini, anche Del Cancia, che vinse giusto 90 anni fa nel 1933, Marco Giovannetti, che si è aggiudicato per due volte il Giro del Casentino nel 1982 e nel 1984, e anche il compianto Bruno Mealli, il valdarnese di Malva, che vinse nel 1959 e che è venuto meno soltanto poche settimane fa. E intanto a Soci, lo avete visto dal cartello, quando praticamente siamo a una decina di chilometri, poco più dalla conclusione, l'allungo di Edoardo Zamperini, l'atleta della Zalf Euromobile Désiré Fior allunga, lo vediamo in questo momento, cerca quindi la soluzione di forza in questa competizione di prestigio. E ecco, infatti, in questo momento stiamo seguendo questa sua uscita da parte di un giovane davvero bravo, interessante, classe 2003, quindi un ventenne che viene inseguito in questo momento da Garibbo, il campione toscano elite del Gragnano Sporting Club, che si è lanciato all'inseguimento con il toscano Innocenti, due atleti che appartengono dunque a una società toscana e a una dell'Emilia Romagna, si lanciano alla caccia di Zamperini durante l'attraversamento di Soci. Intanto arriva anche Granger, poi Iacomoni, Di Felice e Texarenko. Questi sono i sette protagonisti di una lunga fuga iniziata da Texarenko e da Di Felice dopo appena 37 chilometri di gara, ed eccoli qua proprio i due promotori della fuga che sono in sesta e settima posizione, mentre si va ricomponendo il sestetto, ma Zamperini non molla, è sempre là davanti con una cinquantina di metri di vantaggio, quindi un'azione coraggiosa quella del corridore veronese della Zalf Euromobile, che è partito ad una decina di chilometri dalla conclusione di questo Giro del Casentino 2023 e che naturalmente a questo punto cercherà di difendere questo esiguo vantaggio. Sarà dura raggiungere il traguardo di Corsalone, ma Zamperini ha sicuramente le qualità, le doti, i mezzi tecnici e atletici per compiere davvero un numero di grande classe. È l'inglese della MGK Bis Colors Force Price che sta facendo l'andatura in questo momento, mentre chiude Texarenko. Sono gli atleti che sono rimasti alle spalle del solitario battistrada, e vedete in questo momento non c'è più la maglia della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, perché Di Felice, che è stato uno dei promotori della fuga assieme a Texarenko, ha accusato la fatica, 10 km ora alla conclusione, quindi il tentativo di Zamperini è nato ad una dozzina di chilometri dal traguardo, ed ora sono in 5 all'inseguimento del battistrada, più indietro
di Felice, che ha accusato la fatica e che a questo punto difficilmente potrà riportarsi sugli ex compagni di fuga. Cercherà magari di mantenere la posizione che ha per ottenere comunque un piazzamento nei primi 10. E siamo tornati ora a proporvi le immagini di Edoardo Zamperini lanciato verso il traguardo di Corsalone, dove si concluderà la corsa. Si volta l'atleta veronese con un vantaggio di circa 14-15 secondi, ma è una bella azione e soprattutto ricca di coraggio, di grinta, di carattere, ma vogliamo aggiungere anche di estro e di fantasia, che ha approfittato di un momento di tranquillità nei 7 atleti che stavano attraversando l'abitato di Soci per allungare. Continua a voltarsi, non si sente ancora sicuro Zamperini, d'altra parte mancano ancora alcuni chilometri prima della conclusione, e dietro il vantaggio nei confronti dei 5 rimasti ad inseguirlo non è molto ampio per lui, varia dai 10 ai 15 secondi. Intanto vediamo il cartello che segnava 5 chilometri alla conclusione, ne ha già percorsi 7 da solo Edoardo Zamperini, e il suo vantaggio sempre attorno ai 15 secondi, mentre vediamo Innocenti, il corridore toscano, abbiamo detto carmignanese, mentre siamo a Bibbiena in questo momento, che prova da solo a riportarsi su Zamperini, mentre sono rimasti Texarenko, che appare forse il più provato dalla fatica in questo finale, mentre è l'inglese Granger che si porta su Innocenti, ora in 2 gli immediati inseguitori, ma arriva immediatamente anche Garibbo, arriva anche Iacomoni e arriva anche con grinta, con carattere, non molla Texarenko, nonostante appunto i primi segni della fatica. D'altra parte siamo ormai intorno al chilometro 162 di gara, e poi il corridore ucraino è in fuga praticamente da circa 125 chilometri, prima con Di Felice e poi con il protoncino che ha fatto la storia, lo possiamo dire, di questo Giro del Casentino, perché a questo punto il gruppo viene segnalato sempre a circa 1 minuto e 40 secondi, quindi ritardo ancora pesante quando ormai siamo in vista dei 3 chilometri finali, ed Edoardo Zamperini, il ventenne veronese della Zalfero Mobile Desiree Fior, continua nella sua azione. Dietro si dà un grande affare Andrea Innocenti per cercare di accorciare le distanze dallo straordinario Battistrada, che continua ad avere, lo vedete, questi 70-80 metri, non di più, di vantaggio. Lo vedono costantemente i 5 alle spalle, ma non riescono a guadagnare nei confronti del Battistrada, mentre ora c'è un attimo di pausa, si volta Innocenti e potrebbe essere questo, naturalmente è a tutto vantaggio di Zamperini, che può aumentare il suo vantaggio. Infatti si allarga, vedete il quintetto alle spalle, Zamperini aumenta immediatamente il suo vantaggio, ed è questa forse la fase decisiva del Giro del Casentino, nel senso del vantaggio che va aumentando da parte di Zamperini, che infatti l'ha portato a 17 secondi con questo rallentamento che c'è stato nel quintetto alle spalle, e quindi il corridore della formazione veneta è a 2 chilometri dalla conclusione, a 2 chilometri 18 secondi il vantaggio di Zamperini nei confronti del quintetto. E infatti forse lo ha visto Zamperini, aumenta la sua cadenza, il suo ritmo, sta per firmare una gara di grande prestigio come il Giro del Casentino, e naturalmente si appresta a farlo, almeno a giudicare da quello che sta avvenendo in questo momento, con
un vantaggio sempre buonissimo che lo può portare sul Viale Europa a Corsalone per conquistare il terzo successo stagionale. Ormai è praticamente in vista del triangolo rosso, eccolo qua in alto, lo avete visto, lo ha superato, quindi meno di 1000 metri al traguardo per Edoardo Zamperini. Il veronese si volta per vedere se sta arrivando qualcuno, non è così, e quindi Zamperini tra non molto sarà sul Viale Europa a Corsalone, dove la corsa si conclude questo 106° Giro del Casentino. Ci sarà anche una premiazione particolare per Elisabetta Nencini, la figlia del grande campione mugellano che vinse giusto 70 anni fa questa manifestazione di prestigio. Eccola qua questa curva a sinistra, è ormai 500 metri alla conclusione della prova. Edoardo Zamperini e ha ancora una dozzina di secondi di vantaggio, gli inseguitori tornano ad avvicinarsi, ma si avvicina anche il traguardo per il corridore veneto, che quindi va praticamente ormai incontro al successo, mentre vedete Fabrizio Carnasciali, direttore di gara, 200 metri al traguardo. Le immagini arrivano dalla telecamera fissa e ci mostrano Edoardo Zamperini, l'atleta della ZAR Ferromobile Desiree Fior, che va a vincere il Giro del Casentino edizione numero 106, quello del 2023, con un vantaggio di qualche secondo nei confronti di Tessarenko. Davvero bravissimo il corridore ucraino della Opla Petroli Firenze Don Camillo, che ottiene il secondo posto con un ritardo di 4 secondi, poi a 8 secondi questo sprint per la terza posizione, e è Iacomoni che si aggiudica davanti a Granger e a Garibbo, mentre arriva Innocenti con un ritardo di 12 secondi in sesta posizione. Ora attendiamo l'arrivo degli altri, ecco il gruppo in questo momento, lo sprint con Oioli davanti a Smirnov Ox, quindi Magli, quindi questo quanto avvenuto anche alle spalle con un ritardo. Ecco il replay con la vittoria di Zamperini davanti a Tessarenko, Iacomoni, Granger, Garibbo, Innocenti, Smirnov, Ox, Oioli e Magli. Questo è l'arrivo dei primi 10 e questo lo splendido arrivo in solitaria di Edoardo Zamperini. Edoardo Zamperini da solo sul traguardo a 10 km all'arrivo ha dato la zampata vincente. Sì, sentivo di star bene, oggi sono entrato nella fuga di giornata e il gruppo dietro non ha trovato l'accordo per chiudere, siamo andati a 3 minuti e poi ho capito comunque che la fuga sarebbe arrivata. In volata temevo qualche compagno di fuga e quindi ho provato ad anticipare abbastanza distante, così in caso mi avessero ripreso potevo provare comunque a fare la volata, ma invece ce l'ho fatta e sono contento. Vittoria numero? 4. A chi la vogliamo dedicare? A tutta la squadra che mi sopporta sempre, alla mia famiglia che mi sta vicino e ai miei amici. Fine mese il Giro del Friuli, sarai presente? Non so ancora, ma penso di no. Adesso stacco 2 settimane, mi riposo un po' e poi cerco di preparare fine settembre, che ci sono degli bei appuntamenti. Siamo con il secondo arrivato, Chirillo, hai staccato i tuoi compagni di fuga e ma non ce l'ha fatta a riprendere quello della ZAF. Sì, cioè, quando ho visto che è partito Zamperini lo sapevo che è già andata e dovevi giocare in un altro modo e aspettare il mio momento per partire. Questa gara è stata un po' difficile perché è stato tutto il giorno avanti e ho preso una curva un po', diciamo, pericolosa e sono caduto. E quindi tutto il giorno avevo con male e così. Ti dispiace essere arrivato secondo? Potevi lottarti per la vittoria? Sì, sicuramente volevo giocarmi anche vittoria, però come avevo ultimi 15 chilometri avevo tantissimi crampi, dovevi aspettare e dovevi farlo tutto che potevo. Federico Iacomone, terzo sul traguardo, vi siete lasciati andare via quello della ZAF e non ci è stato accorto dietro? Sì, purtroppo è andato via Zamperini, ma
le mie gambe oggi non erano perfette, avevo i crampi dai meno 10 e quindi ho cercato di salvare la gamba, perché per me fare uno scatto e cercare di andare dietro sarebbe stato impossibile oggi. Percorso bello, dura la salita, però avete fatto questa fuga, eravate in 5 e dietro il gruppo non vi ha ripreso. Sì, sì, era abbastanza dura, soprattutto la prima parte. E sinceramente il primo giro ho sofferto tanto, mi sono anche staccato, poi sono riuscito a rientrare. E nella seconda parte ho iniziato a sentirmi meglio e sono andato via appunto con i miei compagni di fuga. Siamo con l'organizzatore Roberto Severi, una bella corsa, tanti corridori e un bel vincitore. Il meglio d'Italia, si è detto tutti. Sono molto contento che sia riuscita una bellissima manifestazione, più che altro che non sia successo niente. Il percorso è stato diverso da quello di degli anni passati, ho cercato di farlo un pochino meno duro, diciamo, tra virgolette. Però tanto è inutile insistere, la corsa la fanno i corridori, il percorso uno lo può fare come vuole, salite, discese, prima, dopo, però la corsa la fanno sempre i corridori. L'importante è che non sia successo niente, che abbia vinto, diciamo, tra virgolette, il miglior corridore elite e under 23, scusate, d'Italia, perché è una grandissima soddisfazione per me e per tutti i miei collaboratori e gli organizzatori. Poi, se permettete, faccio un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, come sta dicendo il sindaco in questo momento, a tutte le forze dell'ordine, a tutti gli altri collaboratori che hanno partecipato alla manifestazione e in particolare a mia moglie, perché lei mi supporta e mi sopporta, quindi ho detto tutto, perché per fare una manifestazione di questo genere ci vuole tanto, tantissimo impegno. Bene, vi ringrazio a tutti, a tutti i partecipanti e vi do l'appuntamento. Speriamo al prossimo anno, alla 107esima edizione del Giro del Casentino. Siamo con il primo cittadino di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, una bella manifestazione, tanto pubblico e un bel vincitore. Sì, è stata veramente una bella manifestazione, sono contento che sia stato un vincitore che veramente ha dimostrato le qualità e mi auguro che abbia un futuro promettente per il suo prossimo per i suoi prossimi anni. Ecco, anche oggi è stata una gara importante, ma la cosa essenziale, come sempre, che le cose vadano bene e anche quest'anno è andato tutto per il verso giusto. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e un grazie particolare lo voglio dare anche all'Associazione Aretina Ciclismo, che come sempre si è dimostrata veramente all'altezza.